bianco ci rende super visibile. E la cosa che dicono tutti è: ah, vi vedo sempre passare, vi vedo sempre. Ma come vi vedo sempre? C'è un po' inquietante questa cosa. Fanno quello che state facendo voi. È un incontro con Enrico, uno dei protagonisti del film, da cui sono andato a farmi trattare la schiena perché è fisioterapista osteopata. E mi sono trovato davanti a una persona che mi raccontava ogni volta che andavo da lui tutta una serie di cose che faceva, che aveva fatto sciate, che aveva fatto nel weekend precedente. Cioè, tutto questo mi ha molto incuriosito e ha fatto sì che lentamente, perché questo è successo 3 anni fa, ho iniziato a pensare di fare un film su questo mondo che molti di noi non conoscono. Quindi ho incontrato dei personaggi come loro due, come gli altri che ci sono nel film, che credo che abbiano qualcosa da insegnarci. Ho iniziato ad andare in canoa dall'85, mi sembra, quindi è un po' di anni. Solo che trovo poca gente che mi porta, capito? Quindi l'ultimo che è venuto con me è stato male con la schiena un mese. Ci fermiamo davanti a dei problemi che in confronto ai loro sono veramente miseri. Noi ci stressiamo anche per queste cose qui e perdiamo un po' di vista il peso delle cose reali, insomma. Io con l'onda, vedi, la oriento col busto sotto, con le gambe e la canoa fino alla cintura. Sono tutto a un pezzo. La cosa bella di questo film è che Silvio, quando è venuto da noi, non ci ha detto dovete fare, dovete essere, ci ha lasciato totalmente liberi. Cioè, ho fatto praticamente quello che faccio nel quotidiano, quindi io nel quotidiano scolpisco, gioco a baseball, faccio del movimento, gioco con mio figlio, faccio delle cose normalissime. La cosa un po' che mi crea un po' di imbarazzo, un po' di emozione è adesso l'idea di andarlo a presentare nelle sale, perché questo qui non era previsto all'inizio. Tra un cuoco e un bravo cuoco c'è differenza, no? Da mangiare se lo fanno tutti e due. Anche tra un regista e un bravo regista c'è differenza. Pensavi che facessi una schifezza, non volevo sì, che venisse male, esatto. Questa è la realtà. La cosa bellissima secondo me è quella che chi guarda questo film e non ha problemi, alla fine si rende conto di averne qualcuno. Pian piano lui e Giorgio Gavini sono entrati così, con un'arguzia, sono entrati nella nostra vita. E noi li abbiamo lasciati entrare perché ci siamo fidati completamente di loro, perché siamo anche abituati a fidarci delle persone che ci stanno vicini, perché da soli non siamo autonomi, assolutamente no. Io dico sempre, io ho un secondo di autonomia, ma a volte quel secondo cado già dal marciapiede, quindi è proprio un accompagnamento sempre della vita, con un cane, con un bastone, con una guida, con un amico, c'è sempre qualcuno che ci è vicino. Se c'è qualche persona che mi dice la posso accompagnare, dico sempre di sì, è difficile che dico di no, anche se so che quella è una strada che ho fatto, che non ho bisogno. Però in quel momento la persona ha bisogno di sentirsi utile e allora è giusto che lo faccia. La forza a chi ci guarda, a chi ci ascolta, alle famiglie, a dei ragazzi o a delle persone comunissime che hanno dei problemi, che nella difficoltà estrema, quale estrema la nostra, perché non ci nascondiamo, è una vita, è durissima la nostra vita, dal mattino alla sera, però in questa vita si può fare cosa è fuori dal buio, cioè facciamo delle cose che noi trasciniamo e ci muoviamo con della gente che vede alla pari, sicuramente alla pari degli altri. Io sono convinto che anche se vedessi io sarei così lo stesso. La vista è qualcosa che comunque noi utilizziamo per dare un giudizio subito a qualcuno di fronte. Loro non danno questo giudizio subito, il giudizio lo rimandano e quindi la prima cosa che fanno è aprire la porta.